Siamo in diretta con il gruppo volontari di Matera Sud Protezione Civile e siamo al torrente della Martella qui, che è un braccetto praticamente della gravina di Picciano, che si getta poi nel Bradano, nella zona di Santa Lucia. Il livello che si è alzato di molto, praticamente più di un metro si è alzato improvvisamente. Continua a piovere su Matera, è prevista ancora altra pioggia. La stazione meteo di Villa Longo a Matera, praticamente Matera Centro, registra oltre 80 mm di pioggia cadute nelle ultime 2 ore. L'altra stazione meteo nostra, sempre della sede della Protezione Civile del Gruppo Volontari dell'Ambiente di Matera Sud, invece registra ormai 60 mm, quindi la zona comunque interessata è praticamente quasi tutta la zona di Matera. Ora con i volontari dell'ambiente stiamo facendo un giro di sopralluogo delle zone più colpite, sperando che molli quanto prima, anche se è in arrivo praticamente, se si può vedere, è in arrivo un nuovo fronte. Nuovi aggiornamenti a breve, rimanete sintonizzati sui nostri canali. Temporali sono ancora previsti sempre sulla Basilicata, invece sta migliorando gradualmente su quasi tutta la Puglia.